già che hai guardato, l'hai puntato quell'angolino lontano, hai dato una gran palla, ti sei mosso bene in area, hai pensato la metto lì? Ho pensato a tirare principalmente perché il campo permetteva questi tiri, perché la palla schizzando andava molto veloce, quindi ho pensato solo a calciare e sono contento di aver segnato. Se ti fa un po' effetto, è il primo gol tra i grandi questo? È il primo gol in promozione, l'anno scorso ho giocato in prima categoria, l'avevo già segnato, però davanti a questo tifo è sempre un'emozione far gol. Tra l'altro, diciamo come visto, 2005 Simo, 2005 tu, 2005 Zanatta, arrivate tutti dalla stessa squadra che forse ha un conto aperto, con, visto che la squadra che ha battuto il Casale l'anno scorso, anche la Juniores, ha vinto il titolo, e quindi insomma avete sì, già nel mirino l'avversario. Assolutamente, sì, con Simo e Tommy, già, io con Tommy soprattutto ho giocato già da piccolo negli Orti, poi ci siamo divisi più avanti, mentre con Simo è tanto che gioco, sarà quasi 10 anni che giochiamo insieme, quindi sono contento anche per Tommy e Simo. Ecco, diceva il mister, 3 campi diversi in una settimana, questo si può, magari si fa sentire anche nella fatica, nei ritmi, anche nel diverso passo. Ecco, oggi era difficile perché si scivolava, domenica non parliamo, né Novi, non so come fosse quel campo, però un campo ancora diverso, quindi sì, il recupero non è facile e scontato mai, il recupero delle energie, dico. No, assolutamente, giocare su campi diversi è sempre difficile perché ti devi abituare soprattutto alla larghezza, alla lunghezza. Questo era un campo molto difficile perché si scivolava tanto, era molto largo e ti permetteva di giocare, però era comunque un campo tosto perché dovevi stare attento sugli appoggi e non è stato facile. Senti, una dedica a questo primo gol in promozione? A mio padre soprattutto, che c'era anche oggi, sempre venuto a vedermi per primo, sempre stato il mio primo tifoso, poi ai tifosi tutti che sono magnifici, seguirci ovunque, e aiutano tanto, al 12° uomo e poi a tutta la squadra che ha fatto una grandissima prestazione.